Buonasera e ben ritrovati in apertura di telegiornale. Siamo a Livorno. È difficile sapere quanto resti da vivere alla 44enne in coma per il morbo della mucca pazza. La donna era in cura da tempo e non esiste alcun rischio di contagio. Dalla dirigenza sanitaria della città toscana, comunque, l'invito è al rispetto della famiglia. Susanna Bonfanti. Nessun rischio di contagio. È il primo messaggio che arriva dall'ospedale di Livorno all'indomani della notizia del ricovero nel reparto di cure palliative di una donna di 44 anni affetta dal cosiddetto morbo della mucca pazza. La paziente, in coma, si trova nell'hospice ormai da venerdì scorso. Compromissione importante dello stato di coscienza, quindi non comunica fondamentalmente con l'esterno, parametri e funzioni vitali del tutto buone, quindi niente di particolare, sempre purtroppo secondo la diagnosi, insomma. È improbabile risalire al contagio. L'incubazione può variare dai 4 ai 40 anni addirittura, per cui è impossibile stabilire esattamente quando si possa avere avuto il contagio. Ed è possibile che sia stata contratta anche in periodi estremamente precedenti, diciamo, i controlli stretti che si fanno oggi. Il caso è da tempo noto e gestito dall'Istituto Superiore di Sanità e non rappresenta alcun pericolo. Dal punto di vista della salute pubblica non ci sono preoccupazioni, perché dal 93 ad oggi, quando venne fuori l'allarme della mucca pazza nel Regno Unito, in Italia sono stati fatti controlli seri sull'incidenza della malattia, sono stati fatti soltanto due casi e dal punto di vista, diciamo, pratico, questo comporta che non vi sia alcun pericolo per la salute pubblica. Il contagio può avvenire solo tramite materia liquore e encefalo o sangue, ma questa signora peraltro non è neanche una donatrice, questo quindi è importante come messaggio da dare. Ma è un altro il messaggio lanciato oggi. L'intera dirigenza sanitaria dell'ospedale di Livorno ha voluto tranquillizzare la popolazione, ma soprattutto ha richiamato alla tutela e al rispetto della privacy della famiglia della donna ricoverata. Una famiglia meravigliosa è purtroppo colpita da questa tragedia che stiamo cercando di accompagnare come è nostro solito fare. Stanno affrontando questa situazione con molta dignità, anche con molta capacità, diciamo, psicologica e empatica. Quindi il nostro lavoro è del tutto facilitato. Alle acciaierie Lucchini di Piombino, dove è in gioco il futuro di oltre 4.000 lavoratori, questa mattina adesione al 90% allo sciopero indetto dai sindacati, determinato a combattere per lo stabilimento anche il governatore toscano. Sono determinato a combattere fino in fondo per difendere lo stabilimento della Lucchini di Piombino e per quanto riguarda le aziende dell'indotto interverremo il 27 luglio come regione e proporremo gli strumenti di sostegno finanziario per la liquidità. Lo ha detto il presidente della regione Enrico Rossi oggi a Piombino, dove si è svolta la manifestazione pubblica dei lavoratori della Lucchini. Abbiamo la FIDI Toscana, ha spiegato Rossi, e la useremo perché queste imprese e i lavoratori siano sostenuti quanto prima. Allo sciopero di 3 ore indetto da FIM, FIOM e WILM hanno aderito stamani oltre 500 persone, pari al 90% dei dipendenti. La situazione resta drammatica nonostante le rassicurazioni dell'azienda e decine di imprese dell'indotto rischiano di chiudere, ha spiegato il segretario della FIOM Luciano Gabrielli a nome di tutti i sindacati. Il problema della Lucchini è legato all'ingente indebitamento con le banche del gruppo Severstal, proprietario dell'azienda siderurgica piombinese, pari a circa 770 milioni di euro. Solo una ricapitalizzazione da parte del magnate russo Mordashov può evitare la crisi. Mordashov chiarisca una volta per tutte cosa vuole fare del gruppo Lucchini, ha detto Gabrielli, e ha concluso: se, come è chiaro da mesi, si procederà alla vendita, è necessario che l'acquirente garantisca un piano industriale serio. Non vogliamo di certo perdere un polo produttivo importante come questo, dove lavorano quasi 4.000 persone, ha detto Rossi, ed ha aggiunto che la ricapitalizzazione del gruppo sarebbe un primo passo. Poi, ha sottolineato il presidente della regione, occorre che ci si sieda a un tavolo e che si presenti un piano di investimenti che possa assicurare un futuro a questo glorioso stabilimento. Un imprenditore edile di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver minacciato la moglie di 47 anni con una pistola scacciacani al culmine di una lite avvenuta nella casa della coppia a Prato. L'uomo è stato denunciato anche per detenzione di munizioni a causa di 7 cartucci calibro 12 per fucile da caccia non regolarmente possedute. Invece una donna ha ritrovato nella casa che aveva affittato una bomba a mano risalente alla Seconda Guerra Mondiale, la casa a Firenze in via Rocca Tedalda. Sono intervenuti gli artificieri, secondo cui l'ordigno potrebbe
dovrebbe essere appartenuto al vecchio inquilino morto a maggio, che era un cacciatore. Andiamo ad Arezzo per una banale lite ad un incrocio, si è poi appunto una banale lite scaturita poi in rissa a colpi di strumenti da lavoro, protagonisti due gruppi di muratori rumeni e napoletani. È successo il pandemonio tra gli occhi increduli di passanti e automobilisti. Nella tarda serata di mercoledì in via 4 novembre ad Arezzo, in zona Saione, sei operai edili si sono affrontati in un duello rusticano che poteva finire in tragedia. Due napoletani e quattro rumeni che viaggiavano su due distinti furgoni provenienti da alcuni cantieri edili hanno cominciato a litigare, probabilmente per motivi molto banali, forse legati a qualche precedenza mancata. Dalle pesanti parole e qualche spinta, la rissa pian piano ha cominciato a degenerare e i sei hanno iniziato a picchiarsi di brutto, utilizzando anche bottiglie e soprattutto martelli e cazzuole, i loro strumenti di lavoro. La peggio è toccata a un 35enne, preso a colpi di cazzuola, l'uomo ha riportato una grave ferita da taglio. Ferito anche un rumeno, 47enne, preso a martellate su una spalla. Entrambi sono stati portati all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Le altre quattro persone, dopo l'intervento della polizia, sono state portate in questura in stato di fermo per essere interrogate. Determinante per evitare che la rissa degenerasse è stato l'intervento di un vigile urbano che ha visto fin dall'inizio la scena. È stato lui il primo a intervenire e a chiamare i rinforzi. Dunque una furia cieca in piena zona residenziale, originata da episodi banali quanto gratuiti. Cosa possa far nascere una violenza tanto barbara non si sa, ma sono segnali di un disagio dilagante di una società sempre più malata. Restiamo in provincia di Arezzo, dove da un anno si verificavano in alcune ditte furti di gasolio. I carabinieri di Bibbiena hanno arrestato i presunti responsabili e anche sequestrato un tir su cui viaggiava la refurtiva. Un camion pieno zeppo di materiale edile rubato. Lo hanno scoperto i carabinieri di Bibbiena nel corso di una indagine avviata a seguito di alcuni furti di gasolio ai danni di alcune imprese che si erano verificati da circa un anno. 2.000 litri di gasolio che nel tempo erano stati asportati. Questa grande quantità di carburante sottratta ha insospettito i militari, che hanno indirizzato la loro attenzione su quegli automezzi che percorrevano lunghi tratti di strada. Nella notte di martedì, una pattuglia dell'arma ha visto in località Ferrantina, una frazione di Bibbiena, un tir sospetto targato Romania che stava effettuando operazioni di carico. L'automezzo era visibilmente pieno oltre ogni limite, gli pneumatici pericolosamente consumati. In alcuni punti il battistrada era letteralmente scomparso, lasciando visibili i cavi d'acciaio del copertone. Una volta allertato il comando e il nucleo operativo radiomobile, sono iniziate le operazioni che hanno portato al fermo dei tre uomini, tutti e tre rumeni di circa 40 anni, e al sequestro del tir. I tre uomini si erano ritrovati al cimitero di Quota per rifornire il camion di gasolio prima della partenza. All'arrivo dei carabinieri, i tre esibiscono regolari scontrini fiscali che provano il possesso della merce contenuta nel tir. Avevano caricato della merce di poco conto ma molto voluminosa all'inizio del tir, mettendo in fondo, partiamo di un tir di 13-14 metri, mettendo in fondo il materiale illecito, per cui anche fermati sarebbe stato complicato arrivare fino in fondo al tir. Davanti c'erano mobili vecchi, un carrello arrugginito, per cui poteva lasciare intendere, insomma, che portassero questo materiale. 40.000 euro il valore della merce che è stata trovata nel tir e che corrispondeva al bottino di alcuni furti che erano stati nel tempo denunciati. L'accusa per i tre uomini arrestati è quella di ricettazione e di furto. Il referendum sull'acqua, sono 100.000 le firme raccolte dai toscani. Luca Lari. Come previsto, la Toscana ha fatto più che la sua parte nella raccolta di firme per il referendum sulla ripubblicizzazione dell'acqua. In tutta la regione, a fronte di un obiettivo di 35.000, ne sono state consegnate a Roma oltre 100.000. Il primo passo quindi è stato fatto. Raggiungere il quorum sarà invece ben più difficile, considerando quali interessi muove il mercato dell'acqua potabile. Intorno all'acqua ci sono interessi economici immensi e dunque si scatenerà contro queste povere forze dei movimenti una pressione fortissima perché non si faccia il referendum, o quando si farà perché non si raggiunga il quorum. Chi sostiene che l'arrivo dei privati nel servizio idrico porta con sé benefici economici, efficienza e qualità, non può sicuramente affermarlo per la Toscana, dove le esperienze fatte non hanno registrato bilanci positivi. In una zona della Toscana, quella d'Arezzo, uno dei luoghi dove si è per prima fatta, diciamo, la privatizzazione, o si sono, insomma, avviati i processi di privatizzazione. Gli effetti sono, al di là delle cose dette all'inizio, da quando si è avviato questo processo, che i costi per i cittadini sono aumentati, che le bollette sono aumentate e non è migliorato il servizio.
Rimettere in mano pubblica l'acqua non è una novità, almeno a livello europeo. Dopo una lunga battaglia fatta con i privati che gestivano il servizio idrico con risultati per nulla soddisfacenti, per esempio il sindaco di Parigi si è ripreso da alcuni mesi la gestione dell'acqua. La ripubblicizzazione dell'acqua è tema, è bene che per esempio in Europa è stata posta, c'è un'inversione di tendenza in comuni come Parigi, non luoghi diciamo così marginali, oltre a tantissimi altri posti del mondo e l'acqua non ce l'hanno e per primi hanno avuto coscienza di quanto sia importante questo bene. Il turismo, le previsioni di Confesercenti per la Toscana sono buone, ma le vacanze saranno quasi tutti mordi e fuggi. È stata già ribattezzata l'estate delle vacanze lampo, quella in corso per il turismo toscano. Da una ricerca di Confesercenti emerge infatti che il 20% degli operatori prevede sì una crescita della domanda, ma anche che il 30% dei turisti spenderà meno e preferirà una permanenza più breve. Almeno un quarto dei visitatori italiani e stranieri ridurrà il soggiorno in Toscana, ma il movimento turistico complessivo dovrebbe aumentare dell'1,6%, forte degli arrivi dagli Stati Uniti, dalla Russia e dalla Cina. Rimane stabile il flusso europeo, con previsioni ottimiste per Gran Bretagna e Francia, ma negative per la Germania. Secondo il direttore regionale di Confesercenti, Massimo Biagioni, i turisti che non rinunciano all'usuale durata delle vacanze ridurranno le spese, preferendo servizi low cost e sistematizzati in appartamenti, a scapito degli alberghi e delle altre strutture ufficiali e di conseguenza dell'indotto. Ma se i tour operator stranieri continuano a vendere il pacchetto Toscana meglio della media delle altre destinazioni italiane, rimangono, secondo Confesercenti, alcuni punti di debolezza nella regione. In particolare l'insufficienza dei trasporti pubblici, la rete stradale ancora limitata, la scarsità dei collegamenti aerei, le difficoltà di parcheggio nelle città e l'assenza di un'adeguata informazione preventiva su eventi, mostre e aperture dei musei. Sono al centro delle polemiche i centri di formazione nati in provincia di Firenze per aiutare le persone in difficoltà lavorative. Sentiamo la risposta della provincia. Noi con i CFT abbiamo riportato i soldi nei territori, alle aziende, ai lavoratori e ai sindaci che possono a questo punto decidere se fare il corso di lana cotta o forse quello di meccanica per l'azienda del territorio. Non è vero che ci siano stati sprechi, che sia costato troppo. No, non è questo il punto, è cambiato proprio il sistema, non è una questione di sprechi o se sono costati troppo. Lì l'accusa che si fa è che per esempio vi siano all'interno dei privilegi per l'associazione di categoria, tra le 120 agenzie che si occuperanno della formazione dei voucher, solo 10 sono delle associazioni di categoria e le datorie. Il resto sono agenzie private, agenzie dei comuni, agenzie degli istituti tecnici superiori di questo territorio. Io sono garantita quando c'è un comune o un istituto superiore del mio territorio e soprattutto verrà gestita dai sindaci. Guardate, ci sono sindaci che hanno capito già e hanno chiamato chi ha vinto il bando e gli hanno detto: bene, siccome siamo noi ora a decidere insieme a voi, lasciate queste risorse per le crisi aziendali, facciamo questo per il cotto, facciamo questo per... È questo che dobbiamo fare, la formazione. Se la formazione non serve a questo, scusate, in crisi economica o in ripresa, mettetela come vi pare, non serve. Dal 26 agosto al 12 settembre al Parco delle Cascine di Firenze si svolgerà la festa del PD metropolitano, si parlerà anche del ruolo del capoluogo toscano e delle grandi sfide infrastrutturali. Dopo molti anni le Cascine di Firenze, teatro di tante storiche feste dell'Unità, tornano ad essere il palcoscenico ideale. Il PD metropolitano infatti ha scelto di fare, proprio nel parco, la sua festa. Il tema centrale del dibattito sarà una riflessione su Firenze città metropolitana, sul rapporto tra i comuni e province di quest'area e sulle grandi sfide infrastrutturali che interesseranno il capoluogo toscano. La festa, che si aprirà il 26 agosto per concludersi il 12 settembre, ospiterà anche la festa tematica nazionale, che avrà come titolo Lessico familiare, vite in gioco in una società che cambia. L'obiettivo è quello di realizzare una sorta di check-up delle politiche realizzate in questi anni e delle proposte elaborate dal PD, aprendo un confronto con amministratori, esperti e rappresentanti del terzo settore sui cambiamenti in atto nel nostro Paese. Speriamo di avere Bersani, faremo l'inaugurazione della nuova sede il 2 di settembre nell'ambito della festa, speriamo di avere tutti i leader nazionali, da Franceschini a Fassino, a Veltroni, a tutti quelli che dalla Bindi, alla Turco avranno voglia e tempo di venire da noi. Il tema sarà la grande Firenze, parleremo di Firenze, del suo ruolo
in Toscana, nel centro della Toscana e nel mondo, perché questa area geografica e istituzionale ha naturalmente un'importanza ben al di là anche della nostra regione. È tutto, una buona serata, vi lascio con il TG Sportivo, arrivederci e grazie.